Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo ritirato l'Euro 5 con qualche peripezia perché ho avuto anche 3 giorni di febbre, però l'abbiamo presa. Seguitemi che vi faccio vedere la macchina. Tutto laggiù è ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà. Mobili lucenti, levigati dagli anni, decorerebbero la nostra stanza. I fiori più rari che uniscono i loro profumi ai vaghi sentori dell'ambra. I ricchi soffitti, gli specchi profondi, lo splendore orientale, tutto in segreto, parlerebbe all'anima la sua dolce lingua natia. Tutto laggiù è ordine e bellezza, lusso, calma e voluttà. Eh sì ragazzi, ho preso una Lancia Tema del 2013. Qualcuno di voi che è attentissimo alle cose aveva indovinato. Comunque un ringraziamento a tutti perché quando vi ho chiesto di tirare a indovinare che macchina potevo prendere, ho ricevuto veramente una valangata di messaggi e la cosa mi ha fatto molto piacere, anche perché erano tutte auto attinenti a quello che dicevo io come dimensioni, tecnologia, eccetera. Quindi un ringraziamento a tutti. Lancia Tema luglio 2013, 190 cavalli, quindi quella più tranquilla delle due. Ve la faccio vedere perché questa macchina esteticamente è più sportiva di quello che forse pensate voi. Allora, iniziamo dall'anteriore perché la macchina presenta una calandra importante e un muso che mi ricorda molto la Rolls-Royce Ghost. Andate a vederla, ditemi se non è molto simile. I fari hanno proprio questo sbalzo qua sotto che ricordano proprio i fari della Rolls. Muso molto lineare, molto semplice, ma lo stesso evidenzia un po' di sportività, soprattutto il paraurti nella parte inferiore, perché ha questi due baffi laterali molto belli sagomati e nella parte più bassa hanno fatto il paraurti con questa piccola ala in uscita. Invece che farla sfuggente, l'hanno fatta in fuori, come se sembrasse un fondo piatto della macchina ed è sagomato, non è neanche tutto alla stessa larghezza. Quindi sulle bocchette laterali l'hanno fatta ancora più accentuata, a significare proprio una maggiore sportività del muso, che comunque è molto elegante. Guardiamo insieme il profilo laterale, che forse è l'aspetto migliore della macchina, perché sono riusciti a dissimulare questi 5 metri e 7 centesimi di lunghezza totale. La macchina visivamente sembra più piccola, sembra intorno ai 4,70 m. Vi spiego che cosa hanno fatto. Allora, iniziamo dalla parte laterale frontale. Hanno disegnato questi bellissimi passaruota che sono veramente incisivi sul cofano esterni. Vedete come escono rispetto al profilo laterale? Questa è una cosa molto strana per una berlina, diciamo, classica. Quindi si è voluto dare proprio un piglio estremamente sportivo. Poi guardate che bello questo taglio laterale sulla linea di cintura che prosegue per tutta la lunghezza della macchina e si va perfettamente ad allineare col faro posteriore. Un'altra cosa che mi ricorda la Rolls Ghost è il montante posteriore, che è stato fatto volutamente molto molto ampio, molto largo, in modo che il sedere risulti corto. Quindi complessivamente la linea presenta un cofano lungo, una linea di cintura molto alta perché i finestrini sono bassi e anche questo dà un effetto di sportività alla macchina. Il montante molto largo, per cui il sedere, il baule è veramente corto. Allora, per fare un baule veramente capiente, quindi l'hanno fatto alto,
per dissimularlo hanno messo un'altra riga tagliente nella parte superiore, per cui qua nel posteriore ne abbiamo due ed ha una linea veramente dinamica laterale. Guardate che bella da questa vista, eccolo qua. Da ogni spigolo del fanale parte una riga, una superiore e una laterale. Ovviamente anche il passaruota posteriore è come quello anteriore, molto in fuori, molto aggressivo. Come dicevo, i finestrini laterali sono abbastanza bassi perché si è cercato di tenere una linea di cintura alta e tra l'altro è anche leggermente inclinata verso il motore, quindi nella direzione di marcia, che accentua la sportività. E infine la parte posteriore, perché anche questa è particolare secondo me. Guardate come hanno posizionato i due scarichi laterali destra e sinistra all'interno del paraurti. C'è questa piccola lunetta che dà proprio il senso che lo scarico come se fosse stato compresso dentro, ma gli dà un tocco di sportività e sta veramente molto bene. Sono di ampie dimensioni, sembrano anche effettivamente veri, non finti come ultimamente. Il posteriore è molto alto, come dicevo prima, per ospitare un bagagliaio più capiente possibile. Hanno integrato nel terzo stop sia la telecamera per la retromarcia che il pulsante per l'apertura, perché è servo assistito. Comodissimo per caricare le cose quando si hanno tutte e due le mani occupate, comodissimo. Guardiamo la vista laterale del paraurti perché è interessante. Guardate come hanno fatto sparire quasi interamente il paraurti posteriore, perché quasi non ha sbalzo rispetto alla chiusura del baule. È molto minimalista, molto elegante, fatto veramente bene, con questa cromatura che adesso vedremo se tenere o togliere, molto lineare e molto pulita. Hanno persino accennato nella parte superiore del baule un piccolo spoiler. È una cosa inconsueta per una berlina di questo tipo, diciamo una di quelle auto classiche dovrebbe essere, invece no, guardate che bello, sta veramente bene. È appena appena accennato, ovviamente non troppo eccessivo, ma gli dona. Questo è un dettaglio che si nota appena appena, però sta bene. I fari verticali che danno uno slancio verso l'alto. Complessivamente comunque la linea è equilibrata. I cerchi sono dei cerchi da 18, comunque hanno un bel design, fanno vedere bene il disco sotto. Poi capiremo se lasciare questi o mettere i cerchi da 20. Allora ragazzi, intanto ve l'ho fatta vedere esternamente, abbiamo fatto un paio di valutazioni estetiche. Il prossimo video sarà la prova su strada e lì vi racconterò anche un po' meglio perché ho scelto questa auto e com'è stata la manovra anche economica per prenderla rispetto alla 535 e alla X3 che avevo prima. Se il video vi è piaciuto ragazzi, datemi un like che fa sempre piacere. Per chi ancora non fosse iscritto al canale, cliccate sotto iscriviti e la campanella di fianco, così vi arrivano le notifiche dei miei video settimanali. Intanto, visto che siamo al 10 di agosto, vi auguro buone vacanze a tutti e a presto. Ciao ragazzi, un saluto da Dave. Jack, la macchina nuova ti piace? Eh? Com'è? Dammi un parere. Va bene, ha detto di sì. Approvata.